Sì, prova. Allora, buonasera a tutti. Fra poco iniziamo. Voglio solo darvi una comunicazione di servizio per quanto riguarda queste sedute. I consiglieri e gli assessori possono sedersi nei normali banchi a fianco ai bambini, in maniera tale che alterniamo bambini e adulti assieme, sia consiglieri sia assessori, e soprattutto tutte le persone che hanno ricevuto l'invito, perché questo è un consiglio comunale di naturanza aperta, però possono parlare soltanto le persone che sono state convocate. Quindi consiglieri, assessori, consiglio dei bambini e dirigenti scolastici, i quali, tutti quelli che ho citato, possono sedersi nei banchi dell'assise. Gli altri, diciamo, come pubblico, dietro alla transenna. Grazie.
Consiglieri, prendiamo posto che diamo inizio alla seduta odierna. Allora, all'interno del... Consigliere, un attimo, che all'interno dell'emiciclo è consentito solo per i consiglieri comunali, di assessori, come giusto che sia, con l'invito dei consiglieri del laboratorio Città dei Bambini e delle Bambine e dirigenti scolastici. Tutte le altre persone, cortesemente, se si accomodano dall'altra parte dell'emiciclo. Prego, segretario, se passiamo all'appello. Allora, sì, buonasera. Procediamo all'appello. Zinno, Arpaia, sente. Carpone, Carcatella, sente. Chianese, Cilento, Cozzuto, De Angelis, Di Giacomo, Emozione, assente. Esposito, assente. Farina, assente. Fatalò, Ferrigno, Galletta, Diacono, Giuliano, Longobardi, assente. Marino, assente. Mirabelli, Nola, Punzo, Russo, assente. Spaziani, Belotta, sedici presenti. Allora, con 16 presenti, diamo inizio alla seduta odierna. Buonasera a tutti, buonasera ai graditi ospiti, ai dirigenti scolastici qui presenti, ai bambini del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, al Presidente Bimed Andrea Iovino e a tutte le persone presenti in platea. Allora, la Convenzione Universale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di cui ieri ricorreva il 33° anniversario, ha visto la nostra città protagonista di un'iniziativa di largo respiro che ha coinvolto la città metropolitana di Napoli e 18 comuni della nostra regione Campania nella sesta edizione della staffetta sui diritti dedicata a Luigi Bellocchio, che si è conclusa con grande successo qui a San Giorgio a Cremano la scorsa settimana. Un grande successo di partecipazione e coinvolgimento che ha visto coinvolti tante entità, perché ciascuna amministrazione, scuola, classe, singolo bambino e bambina, ragazzo e ragazza, si è sentita impegnata ed inserita in un percorso di confronto, di progettualità, di buone pratiche per una sostenibilità possibile anche a misura di bambino. Un successo dunque perché non si è trattato di una commemorazione fatta solo da adulti al posto di bambini, ma di bambini insieme a quelli delle altre città, con le loro idee, le loro riflessioni, le loro testimonianze ed i prodotti del loro lavoro. Prodotto visibile e dunque realmente condivisibile e così misurabile, non certo per stabilire una graduatoria come in un concorso, ma per dimostrare la loro reale partecipazione all'iniziativa e quindi a misura di bambino. Non basta dichiararsi amico dei bambini in nessun modo. Nessuno di noi adulti potrebbe ritenersi un vero amico di una persona con cui non intercorre una relazione reciproca, non solo di affetto, ma di stima, di rispetto, di riconoscimento e di aiuto alla realizzazione di diritti di ciascuno di noi. Non a caso la convenzione che celebriamo oggi è fatta da due parti. La prima si riferisce all'obbligo di protezione che gli adulti hanno nei confronti dei bambini. La seconda invece ribadisce i diritti del bambino come sua partecipazione attiva alla realtà sociale, nella famiglia, nella scuola e nella città. Ascoltare i bambini significa innanzitutto riconoscere la dignità che la loro persona, significa quindi confrontarsi con il loro punto di vista, che non è viziato da interessi di parte. Il bambino è naturalmente portatore di un atteggiamento inclusivo di apertura verso il mondo nel quale dovrà gradatamente e faticosamente diventare uomo. I bambini sono portatori di una visione ottimistica del mondo. Non si possono permettere, come noi, depressioni, scoramenti con cui spesso rinunciamo anche a ciò che di positivo potremmo fare, anche se parziale e limitato. Ascoltare i bambini significa
anche di conseguenza arricchire, se non proprio modificare il nostro parametro delle relazioni con il mondo in cui viviamo. È con questo spirito che oggi, con il sindaco e di capigruppo, abbiamo inteso convocare questo consiglio comunale monotematico in un'adunanza aperta a cui abbiamo dato il seguente titolo con ordine del giorno. 33esima giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, le bambine ed i bambini danno consigli agli adulti. 1. Per adempiere ad un nostro dovere dettato dall'articolo 12 di una legge sovranazionale che è la Convenzione dei diritti dei bambini del 1989, ratificata con la legge del 27 maggio 1991 numero 176, che sancisce che noi adulti siamo tenuti a consultare i bambini, ascoltarli e tenere conto delle loro opinioni. 2. Per ottemperare anche al nostro regolamento di consiglio comunale, approvato proprio da questa amministrazione, da questo consiglio comunale, che è l'articolo 11, che recita tra l'altro che il consiglio dei bambini e delle bambine e il consiglio comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta all'anno. 3. Perché questo è contemplato nel regolamento del consiglio dei bambini e delle bambine e poi proprio per dare subito attuazione al manifesto di impegno che ha caratterizzato l'ultima tappa della nostra speciale staffetta sui diritti dei bambini e delle bambine. Voglio ringraziare personalmente il sindaco Zinno, amministratore illuminato che da anni porta avanti il progetto Laboratorio Città di Bambini e delle Bambine, che sta per entrare nel suo 28esimo anno di attività, un progetto che nasce nel 1994 con l'allora sindaco Vella, succeduto da Riccardi, Giorgiano ed oggi in modo illustre ed illuminato portato avanti dal sindaco Zinno. Un progetto di città che vede i bambini e a loro coinvolti a 360 gradi. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici tutti qui presenti ed il corpo insegnante, orgoglio per il nostro territorio e per la nostra città. Il coordinamento cittadino del laboratorio, che nella sua interezza coordinati dall'architetto Langella, che da anni si occupano di sviluppare le attività da svolgere con le scuole nel nostro territorio e di coordinare il consiglio di bambini e delle bambine. San Giorgio, sempre più città dei diritti e dell'inclusione sociale. Un ringraziamento particolare va ad Andrea Iovino, presidente di BIMED, amico di questo territorio, amico di questa città, che da anni ci accompagna nella rete BIMED per le attività legate allo sviluppo dell'infanzia, della pedagogia e delle adolescenze. San Giorgio, dicevo, quindi sempre una città dei diritti e dell'inclusione sociale. Ogni bambino ha lo stesso diritto di vivere e crescere indistintamente dal luogo geografico di nascita, dalla razza, dall'etnia e dalla religione. In un periodo storico come questo, dove la guerra incalza sempre di più nel mondo, il diritto alla pace deve essere difeso in ogni luogo e in ogni modo. Alla luce anche del manifesto impegno sottoscritto dal nostro sindaco insieme ad altri 18 enti, allora invito tutti i presenti ad iniziare questa assise ascoltando soprattutto le proposte dei bambini e delle bambine del nostro consiglio. E come in ottemperanza all'articolo 3 della Convenzione che ci impone che gli interessi dei bambini devono essere considerati sempre preminenti e più importanti, dopo la parola e il saluto del sindaco, diamo parola ai bambini. Giusto per spiegare il regolamento del Consiglio Comunale a tutti i presenti, il Consiglio Comunale prevede che chiunque è presente nell'emiciclo può tranquillamente intervenire per qualsiasi riflessione o intervento. Basta alzare la mano, prenotarsi per l'intervento e vi sarà data la parola per poter intervenire. Lascio la parola al primo cittadino, al sindaco Zinno, per i saluti. Signor Presidente, signori consiglieri, membri del Consiglio, dirigenti scolastici, docenti e cittadini intervenuti, buonasera. Per me oggi è un piacere, voi sapete il Consiglio Comunale aperto, in questo caso alla città dei bambini e delle bambine, ai dirigenti scolastici, è raro che si tenga perché diciamo sono sedute particolari e quindi farlo con voi ha un significato importante e mi rivolgo in particolar modo ai bambini e alle bambine con le quali oggi dobbiamo confrontarci. È importante perché non solo vi ascoltiamo all'interno della città dei bambini e delle bambine con le tante attività proposte
da voi, ma insieme ai vostri docenti, insieme a coloro che sono all'interno del laboratorio, ma oggi vi possono ascoltare non solo più il sindaco, il presidente del consiglio che seguono la città dei bambini e delle bambine, o la consigliera Cozzuto che segue tanti progetti della città dei bambini e delle bambine, ma vi ascolta tutto il consiglio comunale, maggioranza, opposizione, capigruppo, consiglieri, assessori, vice sindaco, tutti coloro che possono in qualche modo avere interesse poi a cercare di rispondere alle vostre necessità. E infatti io non farò un intervento molto lungo ora, perché dobbiamo ascoltare voi, perché magari da voi farete qualche domanda che avrà necessità delle mie risposte o anche delle risposte di altri consiglieri. Come vedete oggi ringrazio tutti i consiglieri intervenuti, qualcuno sta raggiungendoci, non, è raro che facciamo i consigli comunali alle 4:30 di pomeriggio, li facciamo la mattina o il tardo pomeriggio, ma era l'orario più facile anche per far essere presenti voi. La presenza della maggioranza e dell'opposizione ci dà la possibilità di ascoltarvi e di poterci poter comprendere come meglio venire incontro alle vostre necessità. Quella del 20 novembre è una giornata importantissima, ci ricorda delle battaglie di decenni fa fatte per i bambini nel allestire quella che è la giornata internazionale, ma ogni giorno le battaglie si fanno per cercare di venire incontro alle necessità dei bambini della propria città e ovviamente di cercare di avere un occhio di riguardo ai bambini in tutto il mondo. Ovviamente questo consiglio comunale non ha questo ruolo, ma personalmente ognuno di noi ha l'aspirazione di poter mettere quel tassello per migliorare il proprio mondo, e quindi si parte da questa, e l'assise è più importante. Lo dico ai bambini e alle bambine che sono dentro questo emiciclo, è il luogo più importante della città di San Giorgio a Cremano, nel senso che in questo emiciclo si decidono il futuro della città, si decidono le cose che si fanno e quelle che non si fanno, come spendere i soldi del comune, quali sono le regole da portare avanti. Quindi in questo momento siete seduti nel posto più importante della nostra città. Da qui parte tutto. E proprio perché da qui parte tutto, più che sentire me, sentiamo noi voi, e poi dopo nel caso vi rispondiamo. E ovviamente ritorno a ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì, in primis il Presidente del Consiglio Comunale e tutti anche i dipendenti e l'organizzazione che ha reso possibile, ovviamente organizzazione del Comune e delle scuole che hanno reso possibile questo evento. Grazie signor Sindaco. Grazie signor Sindaco. Allora, prima di dare la parola al primo bambino, io approfitto per ringraziare Antonietta Maiello, dirigente del primo istituto comprensivo, Vincenzo De Rosa, dirigente del secondo istituto comprensivo, Patrizia Ferriore, dirigente del quarto istituto comprensivo, Annarita Dauria, dirigente della De Filippo, e Maria Furini, dirigente della Regina Mundi, che ha delega anche dalla Regina dei Gigli. Grazie per aver accolto il nostro invito, so che la dirigente De Rosa sarà qui con noi perché in questo momento è un attimo impegnato per accertamenti medici, dovrebbe arrivare al momento. Grazie per aver accolto il nostro invito e grazie per il contributo che darete in questa discussione. Allora, lascio la parola a Salvatore Ciaramella per l'introduzione, prego. Buonasera a tutti, vi ringraziamo per essere stati invitati in questo Consiglio Comunale Aperto, dove si vuol festeggiare il 33° compleanno della Convenzione che parla dei nostri diritti. E ci consentite di avere la parola e di fare proposte. Avremmo preferito avere da voi degli argomenti su cui darvi i nostri consigli ed esprimere il nostro parere, così come ci avevate detto all'inizio della nostra avventura. Non avendoci chiesto nulla in queste ultime settimane, abbiamo discusso allora tra di noi su tante cose che riguardano la nostra città e alla fine abbiamo scelto 8 proposte che adesso vi faranno ascoltare i miei compagni del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Ci teniamo a dire che queste proposte non sono state votate, non appartengono ad una maggioranza di noi.
ma sono le proposte che sono state fatte da qualcuno di noi che sono state accolte da tutto il gruppo. Cioè sono state così condivise e poi elaborate in maniera collettiva. Pensiamo che queste proposte possano aiutarvi a cambiare in meglio la città. Su queste proposte vi chiediamo di poter ascoltare anche noi le vostre risposte o osservazioni, se volete oggi stesso oppure se preferite in un prossimo incontro da concordare o stabilire. Grazie Salvatore Sciaramella. Lascio la parola a Giulia Miele. Prego. Carissimi amministratori della città di San Giorgio Cremano, noi piccoli consiglieri siamo stati sorseggiati perché gli adulti vogliono ascoltare le nostre opinioni, cioè quelle della fascia d'età 9-10 anni. Per noi questa è una grande opportunità ed è per questo che vorremmo estenderla ai bambini più piccoli, dai 4 ai 5 anni. Loro hanno punti di vista molto diversi dai nostri, che esprimono in modo diverso e che quindi vanno anche interpretati in modo differente. Il consiglio dei bimbi e delle bimbe, si potrebbe chiamare così, comporterebbe un vasto contributo alla comunità, anche perché se noi abbiamo poca attenzione, i più piccoli non vengono mai presi in considerazione e mai ascoltati. Naturalmente, il consiglio dei più piccoli potrebbe essere formato da un gruppo di bambine e di bambini degli ultimi anni della scuola dell'infanzia e da alcuni adulti esperti che si prenderebbero cura della loro sicurezza e interpreterebbero le loro idee. In questo modo si parlerebbe delle problematiche del mondo dei piccini e si creerebbero agevolazioni e facilitazioni anche per la loro fascia d'età. Vi ringraziamo per l'attenzione che volete prestare a questa proposta. Grazie a Giulia Miele, lascio la parola a Luigi Forno. Buonasera carissimi amministratori, visto che la città è di tutti e non solo degli automobilisti, quindi anche dei bambini e di tutti coloro che camminano a piedi, vorremmo avere periodicamente, almeno una volta al mese, se non di più e anche in un giorno festivo, che una strada importante della città sia senza auto, chiusa al traffico oppure al traffico limitato, cioè con accesso solo per i mezzi pubblici o di soccorso. Sulla strada scelta, i cittadini, grandi e piccoli, potrebbero così tranquillamente circolare a piedi e giocare insieme, così come avviene una volta l'anno durante il giorno del gioco. Ogni mese si potrebbe scegliere una strada diversa della città in maniera tale che ogni volta facilitiamo i cittadini di un diverso quartiere ed evitiamo tanto inquinamento dell'aria. Grazie a Luigi. Lascio la parola ad Anna Maria Viola Scarpellino. Grazie ad Anna Maria Viola Scarpellino. Lascio la parola a Vittorio Ottaviano. Buonasera, carissimi amministratori, noi del Consiglio delle Bambine e dei Bambini abbiamo notato che molte cartolerie sono chiuse prima dell'inizio dell'orario delle lezioni di scuola. Quindi, se ad uno scolaro manca qualcosa del materiale scolastico, per esempio un quaderno, una penna, la gomma per cancellare o altro, non può acquistarlo prima dell'ingresso a scuola. La soluzione a questo problema è semplicissima e non comporta dei costi. Basterebbe anticipare l'apertura per questo tipo di negozi. Questo può far comodo anche ai negozianti, che guadagnerebbero di più. Speriamo che questa nostra proposta possa essere presa in considerazione da voi adulti amministratori, che
che potete anche darla come consiglio suggerito da noi a questa categoria di negozianti. Grazie Vittorio. Lascio la parola a Giorgia Guido. Dove sta Giorgia? Aspetta che ti do la parola. Prego. Buonasera a tutti, carissimi amministratori a tutti. Vogliamo farvi notare che i parchi pubblici della nostra città sono chiusi di sera, sia in inverno che in estate. Pertanto vorremmo proporre di tenerli aperti al pubblico anche di sera, perché come noi ci sono diverse persone, adulte e bambini, che vorrebbero fare anche qualche passeggiata notturna o comunque dopo le 8 di sera. Questa proposta potrebbe prevenire o diminuire anche gli atti vandalici, perché se i parchi fossero frequentati da gente per bene anche di sera, loro stessi potrebbero chiamare la polizia in caso di bisogno. Come si sa, i vandali o le persone malintenzionate non si fermano davanti a un cancello chiuso. Speriamo che questa nostra semplice proposta, a vantaggio anche della sicurezza dei parchi, possa essere presa in seria considerazione. Grazie Giorgia. Lascio la parola a Gabriele Giovanni Marano. Dove sta? Prego. Carissimi amministratori adulti della città, abbiamo visto che sono stati ristrutturati alcuni spazi della casa di Villa Falanga. Noi bambine e bambini del consiglio vorremmo sfruttare lo spazio del seminterrato di Villa Falanga per creare un punto di incontro per i bambini dai 5 ai 12 anni. Chiunque al di sopra di questa fascia di età dovrà essere accompagnato da un bambino nei limiti d'età. Quindi gli adulti da soli non possono entrare. Lo spazio potrà essere arredato in maniera tale che i bambini possano avere la possibilità di consumare una merenda a loro scelta, anche se portata da casa. Abbiamo immaginato che in questo spazio ci dovrebbe essere anche la possibilità di leggere e ascoltare musica. Uno spazio per stare insieme gestito dai bambini, periodicamente uno spazio in cui anche invitare ospiti adulti graditi da noi bambini per illustrarci una ricetta, un libro, un gioco o altro. In caso affermativo vorremmo naturalmente progettare e allestire questo spazio incontro tra amici con le nostre idee. Grazie Gabriele. Lascio la parola a Sara Biello. Dove sta Sara? Prego. Buonasera a tutti, carissimi amministratori adulti. Così come è stato fatto per il giorno del gioco, vorremmo istituire nella città di San Giorgio a Cremano un giorno dell'anno dedicato alla cioccolata e ai dolci in generale, durante il quale potremmo invitare fabbriche di cioccolato, pasticcerie, cornetterie, gelaterie, confetterie e botteghe di caramellai, le quali possono allestire degli stand sul tema e farci assaggiare le loro bontà e prelibatezze. Questa giornata dovrà essere chiamata il giorno della dolcezza e proponiamo di inserirla per la prima volta già nella settimana della prossima edizione del giorno del gioco del 2023. Questa è una proposta che può interessare non solo noi bambini, ma anche voi adulti, e potrebbe avvantaggiarsene anche l'economia locale. Grazie Sara. Lascio la parola all'ultimo consigliere del consiglio dei bambini e delle bambine, Davide Accardo. Dove sta Davide? Ok. Allora, il microfono è acceso, guarda Davide. Buonasera. Una proposta di cui abbiamo discusso nel nostro consiglio delle bambine e dei bambini
e che vorremmo che voi valutaste riguardo alla sede della città dei bambini e delle bambine, che non è un ufficio come gli altri, né una scuola. Vorremmo che prendeste in considerazione l'opportunità di aprire la sede al pubblico in determinati giorni ed orari, per delle visite e per far conoscere così le principali attività che vengono svolte nella casa di Villa Falanga. Queste visite potrebbero essere guidate da noi bambini e bambine del consiglio, perché nessuno conosce meglio di noi la sede della città dei bambini e delle bambine di Villa Falanga. Grazie Davide, io devo chiedere scusa a Sara Biello che prima gli ho tolto la parola prima che completasse il suo... Prego Sara. Questa è una proposta che può interessare non solo noi bambini, ma anche voi adulti, e potrebbe avvantaggiarsene anche l'economia locale. Inoltre potrebbero arrivare anche tanti turisti, bambini e adulti, nella nostra città, attratti da tante cose buone. Naturalmente ai bambini le dolcezze vanno offerte gratuitamente. Grazie. Allora, grazie a Salvatore Ciaramella, a Giulia Miele, a Luigi Forno, ad Anna Maria Viola Scarpellino, a Vittorio Ottaviano, a Giorgia Guido, a Gabriele Giovanni Marano, a Sara Biello, a Davide Accardo e a tutti i bambini del Consiglio dei Bambini e delle Bambine per le proposte che questo pomeriggio hanno portato in questa sede, in questa assise. Apro il dibattito, se c'è qualche consigliere che vuole fare qualche intervento, se qualche assessore vuole intervenire. Prego, consigliera Consuto. Buonasera a tutti, bambini ed adulti. Bene, oggi ricordiamo quella che è la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che è stata approvata, redatta il 20 novembre nel 1989. Ed è il trattato quello che è stato poi più redatto negli ultimi tempi che ci dimostra l'importanza proprio dell'essere umano, ma in particolar modo anche di voi bambini, che vedrete riconosciuti fin dalla nascita in quanto appunto soggetti giuridici. Quindi voi, la vostra attenzione e il vostro ascolto vi viene dato sin dalla nascita e questo ce lo dimostra anche la prima partecipazione in questa assise. In particolar modo il vostro punto di vista, come ce lo siamo sempre detto, è fondamentale perché rientra poi in quella che è la filosofia del laboratorio. Quindi noi amministratori locali, abbassando lo sguardo alla vostra altezza, prendiamo spunto dalle vostre riflessioni, che in realtà non sono mai personali o danno spazio al proprio sì, ma in realtà diventano un bene collettivo. Quindi guardate sempre al bene della collettività, partendo dalla proposta di Giulia che prende di spunto da quella che è l'attenzione verso i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, per creare proprio un consiglio di bambini, perché in realtà a quell'età, pur essendo piccolini, ci sarà una modalità diversa, lei prospetta quindi un modo di, anche di approccio diverso per i più piccoli, però attraverso il gioco riuscire anche ad esprimere le proprie idee che possono essere un contributo per la città. Oppure Luigi che guarda quello che è lo spazio pubblico, quindi appropriarsi di marciapiedi, strade o piazze in alcuni periodi della, diciamo, del mese, dei periodi appunto che vengono così calendarizzati dalla parte più alta alla parte più bassa per prendere quello spazio pubblico da destinare alla creatività, quindi a creare il gioco libero nelle strade. Poi abbiamo lo spazio incontri che invece diceva Sara, no, se non sbaglio era Gabriele, che è lo spazio incontro, che è questo incontro appunto dopo le attività extrascolastiche, quindi socializzazione. E poi c'è l'attenzione di Sara verso il giorno della dolcezza che si unisce con quello della gentilezza, con un gesto gentile ma anche dolce. Quindi sono punti di vista tutti diversi, però che hanno un fine comune, che è quello appunto del bene collettivo. Quindi attraverso queste vostre riflessioni penso che sia fondamentale per noi amministratori guardare anche insieme con lo stesso sguardo e costruire una realtà migliore per tutti, perché inglobate tutti, quindi nessuno ne è escluso. Grazie per la partecipazione. Grazie consigliera Cozzuto. Se c'è qualche altro intervento, qualche dirigente scolastico che vuole dare un contributo. Come direbbe il sindaco, il decano, lascio la parola a dirigente dottor Enzo De Rosa. Sentite, ma voglio dire grazie per l'occasione. Credo che questa esperienza per i bambini sia formativa e
penso che loro abbiano apprezzato questa serata qui, ma ritengo che sia formativa soprattutto per voi adulti, perché potete capire quanto i nostri ragazzi abbiano delle idee, che sono delle idee veramente intelligenti, veramente che mirano al miglioramento della vita sociale della città. Quindi è uno scambio più univoco in questo momento, perché loro hanno apprezzato e hanno vissuto questo posto che, come diceva il sindaco, è il luogo più importante della città, ma pure voi dovete prendere spunto, e avete questo dovere di prendere spunto che il sindaco ha scritto, si è appuntato, diciamo, le richieste dei nostri bambini. Poi rispetto al perché siamo qui, i diritti dei bambini, dell'infanzia e dell'adolescenza sono un faro che ci deve guidare. Noi adulti, noi educatori, genitori, perché gli adulti in genere tendono a sottovalutare quello che pensano i bambini. Molto spesso lo facciamo anche come genitori, perché li dobbiamo educare, quindi più volte non siamo attenti tanto a quello che pensano loro, ma per il loro bene siamo noi che interveniamo, no? Però avere attenzione ai diritti significa evitare che ci siano problemi, che purtroppo esistono, perché i bambini oggi, e voi bambini, ragazzini, siete fortunati perché vivete in un mondo in cui ci sono anche qui purtroppo dei problemi, ma molti vostri coetanei, e dall'altro lato soprattutto del mondo, purtroppo sono sfruttati, sono uccisi, sono costretti in una vita che non meritano, perché nessun bambino merita di vivere quello che purtroppo esiste in alcuni paesi. E allora dobbiamo fare fronte comune, perché tutti abbiamo come faro e come guida e come obiettivo la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per cui ringrazio di nuovo tutti, non so se i miei colleghi vogliono dire qualcosa, la mia collega Patrizia Perrione, grazie e buona serata a tutti. Grazie al professore De Rosa, lascio la parola alla dirigente del quarto istituto comprensivo, la professoressa Ferrione, un attimo che le do la parola, prego. Questo funziona meglio. Vabbè, io intanto saluto prima i consiglieri più piccoli e poi anche i consiglieri più grandi, il sindaco, il presidente del consiglio comunale, tutti i miei colleghi e le mie colleghe, perché questo era un importante appuntamento un po' rinviato nel tempo, diciamo, cause di forza maggiore, che però adesso ci possiamo godere con tranquillità. Mi porto ancora la mascherina, ma abbiamo un po' di problemi a scuola per questo. Allora, io intanto volevo dire che è molto importante il Consiglio Comunale dei Bambini, sia perché noi ascoltiamo voi bambini, ma anche perché voi vi mettete, e quindi è un esercizio di ascolto da parte nostra, però anche da parte vostra di autonomia. Cioè di autonomia e anche di, penso che voi lo sapete, no? Vi state anche prendendo una responsabilità come consiglieri piccoli. Cioè non è solamente, oh no, lo sapete che vi prendete una responsabilità. E quindi questo è importante, no? Cioè diventare, stare da, in questi banchi significa prendersi anche una responsabilità. Allora, nel momento in cui voi prendete una piccola responsabilità, state crescendo. Per noi che siamo educatori, siamo dirigenti scolastici, è molto importante questo, perché noi vogliamo, facciamo di tutto per fare in modo che voi possiate accrescere la vostra autonomia. Cioè noi, il nostro mestiere è quello di fare in modo che voi diventiate sempre più autonomi. Questo è proprio il nostro principale obiettivo, che vorremmo condividere a volte anche con i genitori, e non è tanto semplice, perché magari i genitori tendono ancora a proteggervi troppo, e invece è bene che voi, certamente i genitori fanno bene anche ad avere questo atteggiamento, però sempre un atteggiamento deve essere quello della protezione, deve anche un po' fare un passo indietro e dare più luogo all'ascolto. Quando voi poi diventate sempre più autonomi, vi prendete anche un pezzetto di responsabilità, no? Perché l'autonomia poi è insieme alla responsabilità, altrimenti diventa, diciamo, non diventa un esercizio di crescita.
Allora la responsabilità vostra sta anche, stando in quei banchi, di capire come quello che voi avete chiesto poi diventa realtà. E sarebbe anche molto interessante se gli amministratori di questo comune vi aiutassero a capire come le cose che voi dite poi si concretizzano. E anche la difficoltà e la complessità di come le cose che si chiedono poi diventano fruibili, no? Diventano, perché nel momento in cui voi fate delle richieste, gli altri ascoltano, alcune vengono recepite, altre no, quindi già questo è un esercizio vostro di comprensione di come poi da una idea e da una proposta si sviluppa un percorso che porta alla concretizzazione di questo, no? Quindi, perciò, io penso che oggi noi facciamo un esercizio di ascolto nostro, voi invece fate un esercizio di maturità, di autonomia e anche di responsabilità. E in questo sarete guidati, spero. Nel momento in cui alcune proposte saranno accettate, voi potete seguire qual è il modo e l'iter, cioè diciamo come queste cose poi si concretizzano. E anche la difficoltà che spesso i vostri e i nostri amministratori trovano nel rendere concrete queste cose. E a volte anche noi dirigenti, a volte le troviamo un po' queste strade difficili da realizzare immediatamente. Quindi questo oggi è l'esercizio del diritto e anche attraverso questo esercizio del diritto la comprensione di come questo diritto diventa realtà attraverso un percorso di realtà appunto e di fattibilità e poi di concretizzazione. D'accordo? Io vi ringrazio. Grazie alla dirigente del quarto istituto comprensivo, la professoressa Patrizia Ferrione. Tanti gli spunti di riflessione. Ecco come si matura il patto educativo territoriale per la crescita della cosiddetta comunità educante, uno strumento che questa amministrazione si è voluto dotare non più tardi di 7-8 mesi fa, grazie all'interazione di tutte le direzioni scolastiche, delle associazioni e del mondo del terzo settore. Uno strumento fondamentale che va proprio nell'indirizzo di lavorare tutti insieme per la crescita e la formazione di quelli che sono i nostri cittadini di oggi e di domani. Quindi grazie per tutto il lavoro che insieme state facendo per la formazione e per la crescita e per l'integrazione di quello che diceva prima pure la professoressa Ferrione in tema di integrazione con rapporto scuola, territorio, famiglie, istituzioni. La comunità educante, la sussidiarietà, lo stare insieme ci permette di crescere sempre di più. E questa crescita non fa altro che far diventare la città di San Giorgio a Cremano sempre più una città inclusiva, una città aperta al mondo, aperta, proiettata nel futuro, una città che abbatte ogni barriera, e questi tipi di momenti di confronto danno la capacità dello spessore umano e culturale, professionale e pedagogico che il territorio di San Giorgio a Cremano ha e su cui può puntare per la crescita collettiva. Ci sono altri interventi prima c'è Andrea Iovino che voleva, però prima di Andrea volevo far intervenire il coordinatore del laboratorio, l'architetto Langella. Salve, buonasera a tutti. No, volevo soltanto dare una risposta perché alcuni consiglieri mi hanno chiesto ma come vengono presi questi bambini dalle scuole. Allora, questo qui è il consiglio dei bambini e delle bambine, non consiglio comunale, abbiamo tolto questo aggettivo, non c'è lo scimmiottamento del mondo degli adulti, non è come in alcune città hanno fatto il sindaco baby, l'assessore baby. Qui non è esercizio di democrazia, ma è partecipazione reale. I bambini sono sorteggiati in tutte le classi quarte dei pressi scolastici degli istituti comprensivi più le scuole private, e vengono sorteggiati un maschietto ed una femminuccia, naturalmente tra quelli disponibili, perché gli incontri sono di sabato mattina quando le scuole sono chiuse, tra quelli che sono, diciamo, i genitori sono disponibili poi ad accompagnarli il sabato al consiglio. Questo è per quanto riguarda come vengono scelti. Un'altra cosa che ci ha tenuto a sottolineare nell'introduzione Salvatore è che queste proposte sono state, diciamo, raccontate da questi bambini, ma sono le proposte dell'intero gruppo.
e quindi non sono state condivise da tutti. La proposta è stata certamente fatta da un singolo, ma poi ne hanno discusso e anche quella scritta è stata una scrittura collettiva. Quindi non c'è votazione nel nostro consiglio, non è una maggioranza di bambini che ha fatto queste proposte, è l'intero consiglio dei bambini che vi ha fatto queste proposte. E poi volevo aggiungere un'ultima citazione su quelle cose che diceva benissimo bene Cira Cozzuto, no? Abbassare lo sguardo al loro punto di vista. E più che abbassarci, io dico dobbiamo ergerci, come diceva Korczak, all'altezza dei loro sentimenti, del loro cuore. Perché sono state parole semplici, ma dette con emozione e con il cuore. Grazie. Grazie all'architetto Langella che da 28 anni lavora per il laboratorio. Lascio la parola al nostro amico, a un cittadino acquisito di San Giorgio, Andrea Iovino, prego. Allora, come vengono presi i nostri bambini, però è brutto, a me ricordava una rete, non è che mi piace molto questa cosa qui, come vengono presi i nostri bambini. Altro elemento che mi permetto di significare a questa sala, ma io questa cosa la so già, è che siete tutti troppo buoni con i vostri bambini. Io non so se questa cosa è proprio positivissima, nel senso che io che bene o male con i bambini ho a che fare da tanto, eccetera, so anche che di bambini non bisogna generalizzare, nel senso che noi tra i bambini abbiamo una serie di entità che anche grazie all'educazione che ricevono nelle proprie famiglie orientano la loro opinione rispetto al bene, ma talvolta anche rispetto al male. Perché dicevo che probabilmente essere troppo buoni con i bambini non è sempre utilissimo per i bambini. Perché voi sapete che esiste un proverbio antico in cui si dice ai bambini non promettere. E poi c'è un altro dato che noi stiamo sperimentando, mi riferisco innanzitutto a coloro i quali interagiscono con neuroscienziati che si occupano di pedagogia. Stiamo cercando di sperimentare molto il valore che è nel modello, cioè nel fare più che nel dire. Faccio queste premesse perché io ho ascoltato i nostri bambini mi hanno ascoltato e avrete notato dalle loro istanze che c'è uno sguardo, diciamo così, che andrebbe maggiormente proiettato in una dimensione di sguardo verso l'altro. Molto apprezzato quello che tu hai detto prima, mi riferisco al dirigente scolastico. Ho molto apprezzato quello che diceva il dirigente scolastico, perché probabilmente un lavoro che dovremo fare noi adulti e che dovremmo fare noi adulti per migliorare la condizione della vita nel presente e nel futuro dei nostri bambini è fargli conoscere cosa succede in tanti luoghi a bambini che non sono così fortunati e privilegiati come i nostri bambini. Perché, guardate, se voi leggete un attimino nel tempo e nello spazio degli infanti, di coloro i quali hanno 9-10 anni in questo momento, voi vi renderete conto che nessuna generazione prima della loro ha avuto e ha ciò che hanno loro. Nessuna. Quando ho ascoltato questo splendore umano che si chiama Sara, credo, vero Sara? Io ho ricordato i miei 9 anni. Nei miei 9 anni io probabilmente non so se conoscevo la parola cioccolato. So che qualche volta mi facevano mangiare un dolcino quando d'estate mi portavano al mare e poi maledicevo il dolcino che mi avevano fatto mangiare, perché la mia mamma, diciamo così, non mi faceva giocare sulla battigia con gli altri bambini per la digestione. Io ho odiato la digestione perché passavo al mare la vita a digerire piuttosto che andare nell'acqua, che era un problemone enorme, no? Però devo anche dirti, Sara, che questo mi è servito, perché nel proiettare rispetto al passato
un paragone che è fondamentale per dare un occhio nella prospettiva, e beh, io se penso che voi adesso con la tecnologia che avete a disposizione potete orientare la vostra visione verso il contesto planetario, no? Senza alcun problema, e beh, vi dico, voi veramente avete tra le mani la forza per cambiare il mondo. Io credo che i consiglieri adulti di questo autorevole consesso, io conosco questo consesso, conosco molti consiglieri, conosco il vostro sindaco, bene, Giorgio, conosco il vostro presidente, conosco a fondo Francesco Langella, sono entità che non fanno le cose per mera facciata o per pura propaganda, le fanno perché ci credono, e allora immagino che prenderanno, diciamo così, in considerazione quanto avete proposto loro, sapranno dirvi di sì, ma sapranno dirvi anche qualche no, e quel qualche no sarà utile perché voi possiate riflettere in una visione estesa, quello che diceva lei tra le altre cose. Noi mentre facciamo il consiglio comunale, in un altro luogo del mondo molto più a sud ci sono i campionati del mondo di calcio, uno degli eventi che, diciamo così, comporta il maggior dispendio di risorse economiche per tutte quelle entità private che poi investono in che cosa? Investono, io non lo so se tu lo sai questo, Giorgio, però sarebbe interessante fare un confronto con Netflix qua, no? Investono sui nuovi programmi televisivi 03 mesi, cioè gli investimenti dei network oggi si immaginano di poter incidere sulla capacità consumativa dei nostri ragazzi già predisponendo programmi televisivi 03. Allora, noi queste cose come facciamo a farle comprendere ai nostri bambini? Come facciamo a comprendere loro che oltre questo consiglio comunale e oltre la scuola che li vuole cittadini del mondo, invece c'è un contesto a cui interessa soltanto che loro siano dei consumatori? Probabilmente dicendogli dei no. Probabilmente raccontando a Sara che certo il cioccolato è una cosa magnifica e chi ne fa meno probabilmente è una persona da cui stare attento o mandare dallo psichiatra, no? Però lo zucchero in questo tempo miete più vittime che la cocaina e l'eroina. Lo zucchero è qualcosa di spaventosamente problematico e se noi a scuola non siamo in grado di farvelo comprendere senza fare del terrorismo, e probabilmente, diciamo così, non stiamo facendo quell'esercizio di partecipazione evocato a giusta ragione da Francesco Langella, perché la partecipazione è un elemento fondamentale perché una società possa apprezzare il valore della democrazia, che probabilmente in questo momento noi non apprezziamo per quanto dovremmo, pur sapendo tutti insieme che il contesto globale per i due terzi in questo momento non vive una condizione di democrazia. E non lo vive, sai Sara, perché? Perché di quei due terzi, un terzo, e quando parlo a Sara parlo agli altri bambini, vive nella sua infanzia senza avere mai avuto la relazione con l'elettricità. Cioè quando tu stai in casa, sai, premi un bottoncino e si accende la luce. E se viene un bambino che dal Ghana e vede questa cosa, si pensa che tu sei Gesù, che sei in grado di fare miracoli, perché lui non si spiegherebbe mai questa cosa. E ci sono altri bambini che se vedessero come voi aprite un rubinetto dell'acqua e scende l'acqua, penserebbero la stessa cosa, perché non hanno mai avuto questa opportunità. Io le ho viste queste robe, io sono stato ad Hebron, dove ancora oggi vi è questa condizione. Allora perché è grandioso questo consesso? Perché è bellissimo? Perché io vorrei che andasse nelle televisioni? Perché vorrei che uno di questi momenti fosse mandato al posto di tante trasmissioni che ci allontanano dalla realtà? Ne vuoi avere qualche esempio, Giorgio? Grey's Anatomy.
L'altro giorno sono stato a casa di un mio zio a cui faccio da badante la sera. Stava guardando quella trasmissione e mi ha detto: io voglio andare in quell'ospedale lì. Io ho detto: zio, ma sei a casa, perché vuoi andare in quell'ospedale lì? Allora ho provato a guardare. E beh, allora se vedi quelle infermierine così carine, quei medici, diciamo così, che indovinano la diagnosi prima ancora di averti guardato, se vedi quei luoghi così strepitosi, anche le sirene delle ambulanze sembrano come il tifo televisivo, il tifo allo stadio, oe oe, fanno così. Da noi, ve lo sapete, è un po' diverso, no? Probabilmente le ultime assunzioni di infermiere le abbiamo fatto subito dopo l'80. Io conosco uno degli infermieri che viene a casa sempre da questo zio, si chiama Puppino, non ha neanche un dente in bocca, ha una gamba un po', diciamo così, non messa benissimo. La condizione della sanità nella realtà è un po' diversa da quella televisiva. E potrei raccontarvi queste cose per diversi altri servizi pubblici che non sono proprio messi benissimo. Allora, per concludere e per chiosare, Sara, la realtà è quella che tu vivi nel tuo attorno, è quella che tu vivi guardando il tuo sindaco, il tuo presidente del consiglio, la tua mamma, il tuo papà, ma è anche quella che la tua mamma, il tuo papà, il tuo presidente del consiglio e il tuo sindaco, diciamo così, riescono a delineare nella prospettiva guardando te, che chiedi delle cose e devono saperti dire: sì, questa cosa si può fare, no, questa cosa non si può fare. Se raggiungeremo insieme questa dimensione, e allora noi recupereremo una cosa che manca al nostro paese da troppo tempo, è il patto generazionale. E il patto generazionale, guardate, non prevede che ci sia un acquiescente che dica sempre sì e un ricevente a cui bisogna dire per forza sempre sì. Ne faremmo dei privilegiati senza competenze. Dire no talvolta significa dimensionare un'interlocuzione che li lascia pensare e gli dà la possibilità di comprendere che anche i no e i sì che si scontrano in questa sala, quando c'è il consiglio, quello vero, quello che si fa la mattina, quello che si fa di sera, e beh, contiene in quello spaccato quella democrazia che noi vi lasciamo e che vogliamo voi possiate migliorare per quanto noi non abbiamo saputo fare. Grazie, scusate. Grazie al presidente di Pimed, Andrea Iovino. Lascio le parole al nostro sindaco. Prego, sindaco. Sì, io, Andrea, comprendo la tua idea, il tuo percorso, ma diciamo io ho un ruolo differente, diciamo. Ovviamente la pedagogia, la necessità ovviamente di dare un indirizzo ai bambini, alle bambine, e la comprensione che la realtà è ben diversa da quella che vediamo nei teleschermi e molte volte anche diversa rispetto a quella che noi percepiamo, sta alle famiglie, alla scuola, che secondo me fanno già un ottimo lavoro sui nostri piccoli concittadini, e ovviamente però hanno bisogno di ascoltare persone che ci diano una mano a leggere questa realtà. Però, dicevo, il mio ruolo è diverso. Oggi devo rispondere a questi bambini e queste bambine. Noi abbiamo fatto un consiglio comunale penso prima della pandemia, c'era Peppe Giordano, la Giuliano già c'era con noi, nonostante non c'era consigliera comunale, e qualche altro amico che seguiva i percorsi con le scuole superiori, e facemmo il consiglio comunale aperto. No, all'epoca forse eri tu presidente del consiglio, non stavo invertendo i ruoli, e facemmo il consiglio comunale aperto con i ragazzi delle scuole superiori, e lo ripeteremo quest'anno. Bene, loro come voi facevano le un po' più formale, le mozioni, le interrogazioni, e quindi noi come amministrazione in quel caso rispondeva ogni assessore per la sua competenza, poi riportammo quelle che erano le cose possibili e le impossibili, quindi ci fu un bel dialogo tra l'amministrazione e i ragazzi, in questo caso delle scuole superiori, partivamo quarto e quinto superiore, o meglio, scusatemi, secondarie di secondo grado, perché diciamo guardavo il decano che giustamente mi guardava i termini giusti.
secondarie di secondo grado. È bello sentire anche voi. Ovviamente c'è una prospettiva diversa quando si dice noi dobbiamo guardare la città con i vostri occhi, alla vostra altezza. Per me fisicamente è molto più difficile rispetto a qualcun altro, però vi assicuro che levata l'altezza fisica, venire alla vostra altezza, quindi vedere la città con i vostri occhi, ci dà una chiave di lettura diversa. Io sono stato prima della pandemia, o forse proprio all'inizio, no, prima della pandemia discutemmo delle questioni, non eravate voi il consiglio, delle strisce pedonali, l'idea dei ragazzi di disegnarle con colori diversi, con sembianze di animali. E con Francesco Langella arrivammo addirittura al Ministero dei Trasporti per cercare di farci derogare. Purtroppo la norma non era possibile derogare, le strisce pedonali bianche e nere ce le dobbiamo tenere, che già bianco e nero, per noi che siamo napoletani, non è proprio il colore migliore, però bianche e nere devono rimanere. Vedo Gison che mi fa segno da lontano. E non le possiamo colorare di azzurro le strisce, né di altri colori, ma devono essere bianche e nere. Però ci sono tante altre cose, abbiamo sognato in quel momento, ma poi la legge ci ha detto che quelle devono essere e quelle devono rimanere. Quindi la consapevolezza anche dei bambini e delle bambine che facevano parte di quel consiglio, che ci sono regole che non possiamo modificare, ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Quindi io velocemente vorrei anche rispondere agli 8 bambini che hanno parlato. A Giulia mi va di dire una cosa che poi è la stessa che secondo me dovrei dire a Davide, se non erro, però facciamo step by step, passo dopo passo, diceva qualcuno. L'idea di dare la possibilità anche ai bambini più piccoli di 4-5 anni, beh, molto complicata come questione e né io ve la riesco ad argomentare e spiegare nell'immediato, però è un'idea che il consiglio della città dei bambini e delle bambine, quindi il consiglio fatto da Francesco mio delegato e Michele Carbone, mio delegato tecnico e mio delegato politico all'interno, con i referenti delle scuole, possono pensare a una modalità di dialogo con quella fascia d'età, che io la vedo molto difficile, però si può sperimentare, fare qualcosa o andare da Giulia e dire: Giulia, non si può fare, però non è una cosa che così si dice, è difficile, secondo me è molto complicata, ma non possiamo oggi dire non si può fare, perché significherebbe vietare anche l'idea di ragionare tutti quanti insieme. A Luigi, che parlava di chiusure delle varie strade sul territorio, beh, questo è molto più facile, o meglio, magari facendolo la domenica, pensando a Piazza Municipio, a Piazza Carlo di Borbone, magari a Via Roma, come si sta ragionando. Via Manzoni qualche volta l'abbiamo fatta, anche durante questa amministrazione, facendo campo di calcio, di basket, con i vari sport all'interno di questo percorso, se non erro, proprio i primi giorni di ottobre l'abbiamo fatto. Quindi su questo è un'idea che ci prendiamo, l'assessore Lembo alla viabilità e De Martino alla cultura cercheranno di lavorare insieme su questa questione. Non dico l'assessora D'Agostino, che sta sul campo di calcio con le ragazze del Napoli, con alcune ragazze pure delle vostre scuole, quindi è impegnata. Ad Anna Maria, rispetto alle fontane, nei parchi noi stiamo cercando di metterle quanto è più possibile, quelle esterne abbiamo una criticità che è proprio quella del vandalismo, purtroppo, e quando si rompe o si apre e si lascia tutta la notte aperta una fontana, è uno spreco purtroppo molto grande, però ci ragioniamo, non voglio dire di no, però ci ragioniamo. Per Vittorio, l'apertura dei negozi. Vittorio, ti do una notizia, le cartolerie non hanno un orario che devono rispettare, cioè dove sta? Scusami, non mi ricordo dove sta. Non hanno un orario obbligatorio di apertura, cerchiamo di spingerli, ma non è uno, non possono pure aprire prima, dobbiamo dirgli cercate di aprire prima probabilmente. Possiamo fare questo lavoro, mettiamo Francesco Langella al telefono, se li chiama uno a uno, dopo che avrà sentito al SWAP, noi abbiamo una mappatura di quelli che sono. Però consiglio,
Ricordatevi le cose il giorno prima, è un segreto, diciamo, così crescete anche con più responsabilità. Dite a mamma e papà quello che vi serve, così la mattina siete sicuri che non dovete comprare niente e crescete meglio così, organizzatevi. Giorgia, i parchi pubblici la sera, noi c'è stato un periodo, lo facevamo prima del Covid, specialmente arrivavamo fino alle 22. Ti dico che mediamente purtroppo chi passeggia dopo le 9:30 nei parchi non è proprio persone tranquille, mediamente, però d'estate si può pensare e lo faremo in un unico parco che sarà il parco di Villa Vannucchi, che l'estate prossima ci auguriamo di riuscire a inaugurarlo con l'illuminazione, cosa che purtroppo quando è stato fatto il parco saltò immediatamente e dovremmo iniziare spero per marzo-aprile i lavori e quindi velocemente creiamo un parco dove si va oltre fino alle 10, poi vediamo qual è l'affluenza reale di sera, però d'estate lo facevamo perché fino alle 9 c'è il sole, quindi si riesce a gestire una cosa del genere, però noi dobbiamo stare tranquilli sul territorio e pensare di tenere tutti i parchi aperti tutte le sere è impossibile perché darebbe un problema reale di sicurezza. Però qualcosa l'abbiamo fatto nel 2018-2019 e cercheremo di rifarlo nei periodi estivi. Gabriele, dai età di 5-12 anni, uno spazio solo per voi. Guardate, Villa Falanga è stata recuperata con un finanziamento della città metropolitana e inaugurata qualche giorno fa insieme al Presidente del Consiglio. Siamo andati a fare un'inaugurazione visiva più che vera e propria, perché comunque uno spazio che dovete utilizzare voi, la dovrete utilizzare con il Consiglio dei Bambini e delle Bambine insieme al laboratorio, deciderete bene come utilizzarla voi. Uno spazio lo volete dedicare a questo, all'incontro, ben venga, lo strutturerete insieme a chi vi accompagna e cerchiamo di dare lo spazio. Però quelli sono spazi vostri. Villa Falanga abbiamo recuperato nuove aule, ma che servono sempre allo stesso progetto. Non è che abbiamo l'idea di mettere degli uffici dentro Villa Falanga, non vi preoccupate, Villa Falanga è dei bambini e delle bambine della città e continuerà a essere vostro, pure un po' di Francesco Langella perché c'ha la residenza. Invece Sara, tu ci hai spinto, hai fatto partire Andrea sulle questioni, diciamo, ad esempio una delle cose che vi dico, ma non è Peppe Giordano, già la sto organizzando, si vede, se lo conoscete, Peppe Giordano, Pietro De Martino, Carlo Sarno, anche io, la prima cosa che vi dico, se pensate alle Coca-Cola che vi bevete, prendete Coca Zero, perché diciamo, pensate allo zucchero che sta dentro a quelle cose, fa paura, però questo ve lo diranno i vostri genitori, la cioccolata è un... Io sono d'accordo con te. Io, le persone a cui non piace la cioccolata, raramente lo fanno proprio perché non gli piace, ma mediamente sono malvagie, hanno qualcosa dentro, perché se non piace la cioccolata c'è un problema. Mediamente, poi non è sempre così, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, però è un'idea caruccia che potremmo chiedere ai commercianti di mettere in campo. Però ecco, io non posso dirvi sì, perché sono cose molto più complicate. Se ti dico di sì, domani mattina tu vieni e mi incominci quando mi vedi in mezzo alla strada, ma non l'abbiamo fatto, allora dirti lo faccio, ci abbiamo 9 mesi di tempo, vediamo se si può fare. Ovviamente si devono coinvolgere i commercianti, cioè sono loro che devono muoverci, anche perché vi assicuro io no, e neanche la mia giunta, suppongo, tranne una persona che va rispettata, diciamo che non sia Silica, non penso siamo bravi a fare i dolci, lei è la maestra, ma noi non siamo tanti bravi, quindi non potremmo darvi una mano. Ma è un'idea di quelle che possono servire pure per il nostro territorio, e quindi ci pensiamo. Gira la testa, se no ti viene il torcicollo fra poco. Davide, torno alle prime domande. È ovvio che Villa Falanga è vostra, come tutti i bambini e le bambine del territorio. Quindi se voi ce la volete far visitare, ce la fate visitare. Lo decidete insieme ai docenti, magari portate i vostri docenti, i vostri genitori, portiamo altri genitori a vedere la bellezza di Villa Falanga. Chi era Davide? Eri tu? No. Davide Laggio. Volete fare da guide? È un progetto che possiamo portare avanti. Vedete, alcune delle idee che voi avete portato qua
poi le potete in autonomia fare. Non avete bisogno di questo consiglio comunale, né del sindaco, né degli assessori. Avete bisogno di discuterne nel consiglio con Michele, con Francesco, con i vostri docenti che fanno parte del laboratorio, e li potete realizzare voi direttamente. Sarete voi a invitare il sindaco a fare la visita guidata in Villa Falanga, sarete voi, il sindaco intendo tutto questo, i consiglieri, gli assessori, ci inviterete a prendere un caffè, sempre che ce lo vuole, non un caffè, una Coca Zero o una cioccolata, per ringraziare Sara di quest'idea, nello spazio dei bambini e delle bambine. Quindi le idee che voi avete portate, qualcosa la potremo realizzare, qualcosa la potete realizzare voi direttamente, qualcosa sarà irrealizzabile. Sappiate perché, però, da parte nostra c'è sempre un'apertura al dialogo. Oggi avete la possibilità, coloro che fanno parte di questo consiglio dei bambini e delle bambine, di dialogare con Francesco Rangella e con Michele Carbone, che è il referente per il sindaco rispetto a questo progetto, con Cira Cozzuto, che è un po' la madrina, io dico che non è sminutivo della questione, perché ormai la marcia dei diritti, penso che se parliamo con un sindaco, pensano che Cira sia il referente della città dei bambini e delle bambine, perché ci ha rappresentato egregiamente in tutto questo percorso. Comunque, concludo dicendo, sappiate che in questo consiglio comunale troverete tutti, maggioranza e opposizione, sempre pronti ad ascoltarvi e a voler portare avanti il progetto Città dei Bambini e delle Bambine. Se siamo arrivati a quasi 30 anni di esistenza di questo progetto, è perché tutte le amministrazioni, sono state tutte di centro-sinistra, però tutte le amministrazioni comprensive di maggioranza e opposizione hanno sempre ritenuto questo progetto un progetto da portare avanti e da non abbandonare mai. Quindi dateci una mano voi a costruire il futuro migliore per questa città, e un futuro migliore visto dagli occhi vostri e che risponde alle vostre necessità, è un futuro migliore per tutti quanti. Grazie signor sindaco. Allora, in chiusura, giusto un saluto. Io ringrazio il sindaco, i consiglieri comunali, l'intera giunta, il coordinamento del laboratorio, le famiglie e i bambini del consiglio delle bambine e dei bambini. È stato un pomeriggio ricco di emozioni e di spunti di riflessione. È indubbio che da queste giornate ne usciremo tutti più ricchi, e sicuramente avremo modo di poterci confrontare nel corso delle settimane e dei giorni rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati. Ringrazio con affetto Andrea Iovino, presidente di BIMED, i dirigenti scolastici pervenuti, la professoressa Antonietta Maiello del primo istituto comprensivo. Cosa? Sì. Scusa? No. Scusa, vuole Francesco? Che vuole? Ti do la parola, prego. Ah, allora. Prego. Vai, Giorgia. Infatti, il signore con la tizia. Quando ci ha detto che i bambini meno fortunati, che fossero miracoli quelli là che ne avevamo la luce, l'acqua, no, in realtà sono loro più fortunati di noi, perché loro non hanno tutta questa tecnologia che ci divide. Quindi noi siamo sempre attaccati ai social invece di uscire con gli amici, mentre loro stanno sempre insieme e non stanno sempre solitari. Io ti racconto solo una cosa. Io sono stato in un villaggio che era a 40 chilometri da Monciata, praticamente si chiamava Baku questo villaggio, in Congo, d'accordo? Dall'aeroporto a là c'erano 40 chilometri, li abbiamo fatti in 7 ore. Sono arrivato lì la sera,
Vabbè, le autorità mi hanno preso in giro perché io non sapevo parlare nessun'altra lingua se non l'italiano. Mi hanno preso in giro come tu neanche puoi immaginarti. Vabbè, ma avevo un interprete sempre con me. Siamo arrivati là alle 7 di sera, dopo una giornata a oltre 40 gradi, lì praticamente alle 7 e mezzo di sera ce n'erano 12, un freddo incredibile. Vado dentro perché mi dicono dove devo dormire, ma io avevo molto freddo, sono andato fuori a chiedere all'interprete, scusa ma io ho freddo, domani devo fare lezione, perché mi fai dormire così? Lui mi ha riso in faccia, mi ha detto, io lo so che nella tua casa quando tu avere freddo, premere pulsantino e fare caldo, e quando avere caldo, premere pulsantino e fare freddo, ma noi qui non abbiamo corrente elettrica. Quindi dormi bello tranquillo e non ti preoccupare. La mattina dopo io sono andato in una cabana grande più o meno quanto questa cosa e dovevo ricevere la mia classe. La mia classe era formata da bambini che credevo ne avessero 6 di anni e invece ne avevano 12 per quanto erano smunte. Madri che portavano in braccio i bambini e li allattavano. Guerrieri Masai, enormi, bellissimi, neri, con tanti colori addosso. Cioè, erano tutti diversi. Ma la cosa che a me ha colpito maggiormente, sai qual è? Tu come ti chiami? Giorgia. Giorgia, credi. Io stavo con loro dalle 9 di mattina alle 17 di pomeriggio e noi mangiavamo tutti insieme una ciotola di riso. Dalle 9 alle 17. Ebbene, in tutte quelle ore, loro ridevano sempre. Ridevano continuamente, felici della loro giornata, che non era fatto di cose. Ho chiesto al capo Masai, ma com'è questa roba? Perché voi siete felici in questa condizione? Mi ha detto, noi siamo felici per quello che siamo e non ci importa quello che abbiamo. Per cui hai fatto una riflessione strepitosa. Bravissima. Grazie, grazie Giorgia. E rinnovo. C'è un'altra bimba, prego. Vorrei giusto dire velocemente, per quanto riguarda l'intervento fatto prima dal sindaco Giorgio Zinno, le fontane. Effettivamente, sì, quando le fontane vengono lasciate aperte, tipo durante la notte, si spreca molta acqua. Però ormai in molti posti esistono le fontane in cui si preme un bottone e hai 5 secondi di tempo per usufruire dell'acqua e poi si toglie automaticamente. Per quanto riguarda gli atti di vandalismo, effettivamente su quello non ci potremmo fare niente, perché se fossero gli atti di vandalismo il problema, in città non si potrebbe fare veramente niente perché i vandali si sono ovunque. Grazie, prego sindaco. Giulia, che ci sono quelli là col pulsante, lo sappiamo, il problema è che i vandali li rompono i pulsanti, non è che li fanno stare, tant'è che a Villa Falanga proprio là mettemmo una fontanina con la chiavetta che si chiudeva e poi mettemmo il pulsante, sono riusciti a rompere, non voi ovviamente, in quell'epoca era un altro momento, il pulsante. Sul fatto che non possiamo non mettere le cose perché si rompono, sono totalmente d'accordo con te, tant'è che noi cerchiamo di mettere le cose nei posti dove sono più tranquilli. Se le fontanine stanno nei parchi, abbiamo 8 parchi sul territorio, è proprio perché le fontanine nei parchi sono riservate e sono controllate, ecco perché stanno, abbiamo 8 parchi, diciamo pochi territori non sono raggiunti dai nostri parchi per nostra fortuna. Ad esempio, una delle cose, lo dico qua perché molti si domandano, noi abbiamo le panchine non di ferro e legno come sarebbero bellissime in tante città, le abbiamo in cemento armato o di marmo o marmo in pietra lavica. Perché? Non tanto perché sono bellissime così, ma perché purtroppo, pur di non avere le panchine distrutte ogni pochi mesi, abbiamo scelto di mettere quelle belle, legno e ferro, nei parchi, e quelle un po' più brutte, ma comunque le stiamo facendo belle. L'assessore
De Martino, il vice sindaco, si è allontanato, ma fra poco metteremo delle bellissime panchine con la storia della nostra città, che sono dei libri bellissimi, ma sono fatti in un conglomerato dove solo col martello le puoi rompere, sperando che non girano persone col martello per la città. Quindi, augurandoci che non abbiamo persone che girano con la città, vedo altri che alzano la mano, così non ce ne... Presidente. Allora, velocemente, perché poi... Allora, Davide, ti do la parola. Prego. Infatti, a mia sorella, cioè vicino alla massaia, ci sono queste panchine colorate, che questi disegni che a me piacciono un sacco. Infatti, vicino alla massaia ci sono delle panchine dove che non sapevo che erano fatte di marmo, perché pensavo che erano in pietra, solo colorate e lisciate. Comunque a mia sorella piacciono un sacco, appena le vede si mette solo a ridere, e a me piace un sacco. Grazie. Sì. Prego, Desiree, e poi andiamo alle conclusioni. Aspetta, ti accendo il microfono, Desiree, vai. Io volevo dire che certamente queste proposte che facciamo, per esempio quelle delle fontane, come ha detto Giulia, dobbiamo effettuare queste proposte in luoghi dove vengono più utilizzate, o anche dove sappiamo che non ci sono tanti atti di vandalismo. Perché se per esempio la mettiamo per strada, dove tutti possono rompere per esempio una fontana, oppure l'esempio delle panchine, sarebbe facilissimo. Grazie Desiree, lascio la parola al sindaco se volete. Desiree, quindi quelle che possiamo mettiamo fuori, quelle che non possiamo mettiamo nei parchi, e ci troviamo a posto. Abbiamo spiegato pure perché facciamo determinate cose, non perché non ci piace il legno e il ferro, ma perché lo facciamo in maniera, cerchiamo di dire intelligente, non voglio ergerci troppo a, ma facciamo delle scelte che possono servire, possono non essere a volte bellissime, ma le facciamo. Il confronto è bellissimo, ascoltarvi è bellissimo, e avremo altri momenti, faremo magari qualche altro incontro, magari fra 6-7 mesi ci rivediamo con queste domande in un consiglio fatto presso Villa Falanga. Invitate chi volete voi, se gli volete dare il caffè a qualcuno gli diamo direi un altro pezzettino di cioccolata, quello loro. Ciao, c'è Sirica, dove stai? Eccola là, c'è Nunzia Sirica, e chi non conosce Sirica, diciamo che per le bontà, non l'ha sentita la proposta, dopo gliela racconto io a Sirica. Però io non voglio chiudere, lasciamo aperto, ci rivediamo nella vostra casa a Villa Falanga e continuiamo poi a discuterne. Avete Michele e Cira, Francesco, Tullio, che non ho visto, non vedo mo, io ho problemi, ok, eccolo là, Tullio, tanti altri amici, e continuate a dialogarne, e poi ogni tanto appaio pure io. Grazie sindaco. Allora io rinnovo i saluti alle famiglie, ai bambini del consiglio città dei bambini e delle bambine, a Tullio, a Fiorella, al coordinamento del laboratorio, tutto, ai dirigenti scolastici che ci hanno onorato della loro presenza questo pomeriggio, la professoressa Antonietta Maiello del primo istituto comprensivo, professor Vincenzo De Rosa del secondo istituto comprensivo, la professoressa Patrizia Ferrione del quarto istituto comprensivo, la professoressa Anna Rita Dauria dell'istituto De Filippo, Maria Furini per la Regina Mundi e in delegazione anche per la Regina De Gigli. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, i capigruppo, la giunta per aver condiviso questo percorso, come diceva il sindaco. Lasciamo aperto la discussione, così come da regolamento approvato da questo consiglio comunale. Noi siamo tenuti una volta all'anno da regolamento a convocare il consiglio comunale aperto al consiglio dei bambini e delle bambine, quindi ci rivedremo sicuramente
a fra 6-7 mesi per continuare la discussione, ma nel frattempo ci rivediamo a Villa Falanga per continuare il confronto e la crescita. È alle ore 18:15 dichiaro chiuso questo consiglio comunale, ringraziandovi e augurandovi buona serata.